Buonanotte, gentili radiospettatori. Anzi, buonanotte, teleascoltatori di Teleradio Cinghiale Stereo Network. Stiamo guidando da due notti di seguito, giorno e notte. Stiamo adesso tornando, siamo nella nostra missione di pace. Siamo andati a portare 400 pani ai terremotati della cittadina di Camposanto, provincia di Modena. Devo dire, un'esperienza veramente molto, ma molto, molto particolare. E stiamo tornando, stiamo percorrendo l'autostrada A14. È mezzanotte quasi. Questa autostrada è un vero e proprio supplizio, un calvario. Sono oltre 50 km di deviazione. Un po' a destra, un po' a sinistra, un po' si passa la corsia, un po' si passa un'altra. È una cosa spaventosa questa autostrada. Io la percorrevo da una ventina d'anni adesso. No, una ventina, no, una decina d'anni. L'ultima volta l'avevo percorsa con mia moglie, con un altro mio amico. E è in buona condizione. Scusate lo sbadiglio, ma qui i filmini si fanno a freddo, quindi ci sono anche gli sbadigli compresi. È in una condizione pazzesca. Io non so con quale coraggio fanno pagare il pedaggio. Io adesso, tra l'altro, a Foggia prenderò la statale poi proprio per non camminare più su questa arteria, che è veramente una cosa incredibile. Cioè, state vedendo proprio senza di marcia, di notte, con le luci che ti accecano, senza sparte traffico, in condizioni veramente estreme. E credo si continuerà ancora più parecchio. Siamo all'altezza di Marotta Mondolfo, mi pare. Siamo in prossimità di Ancona. E questo è quello che questa autostrada riesce a darci, veramente uno spettacolo orripilante. Cioè, siamo veramente nel 2012 in condizioni assurde. Cioè, non è possibile fare un sorpasso, bisogna stare dietro il camion, e in queste condizioni, praticamente con la strada continuamente interrotta da tutti e due i lati, ripeto, con doppio senso di circolazione, che di notte diventa ancora più pericoloso. Ringrazio Daniele Luttazzi per la regia, ci sentiamo dopo.